Sergei, 39 anni, già campione dell'Unione Europea e già campione internazionale. Cosa ti aspetti da questo match? Aspetto un bel rientro. L'anno era un po' difficile per me, un po' impegnativo, un po' di tanti sfortuni erano. E adesso voglio finire l'anno bene. Sicuramente avendo il prossimo anno bella possibilità. Le motivazioni sono sempre importanti? Sempre molto importante, soprattutto io età e sempre vado fino alla fine, voglio raggiungere qualcosa, voglio vincere qualcosa. Prima di tutto mi campato con me stesso, non voglio far dimostrare a nessuno, solo me stesso. Senti, come è andata la preparazione? Molto bene, bene. Con chi hai fatto sparring? Ho fatto sparring con Fabio Turchi, e fatto con tante persone. Ti cercano un po' tutti per fare lo sparring, o sbaglio? Io sempre disponibile, ci aiutiamo entrambi. Senti, vogliamo dire, il tuo obiettivo agonistico nel prossimo futuro qual è? Il mio obiettivo è andare avanti, quello che riesco a farla. Difficile mettere obiettivi a 39 anni, però io vado avanti, quello che mi permettono di fare avversari, quello è l'obiettivo mio. Potrebbe essere il titolo dell'Unione Europea? Sì, ben accettato, se merito, sì. Devo crescere in ranking. Vediamo se questo prossimo anno riesco a raggiungere questo obiettivo. Questo match è importante proprio per questo, per crescere nel ranking internazionale. Sì. Allora in bocca al lupo. Credimi, grazie mille. Eccolo, abbiamo l'avversario di Sergei. Eccolo qua. Ci siamo, dai Stefano. Si tratta di Milan Nikolic, 18 vittorie nel suo palmarès, serbo di Belgrado, 35 anni, 1,85 m di altezza. Mazza qua, è molto alto, molto alto. All'angolo blu, come giusto che sia, all'angolo rosso infatti ci sono per tradizione appunto i pugili delle società organizzatrici. E ricordo che Sergello allena il mio amico Emiliano De Nicola della DNA Box. Quello che ha organizzato questa sera, questa serata, in collaborazione con me, con Bellucci. Ecco, sta entrando, lo sentiamo. E insieme a Emiliano De Nicola ci sarà anche Diego Cravagno a sostenere Sergei Demchenko. Eccolo qui, eccolo, che sta salendo sul ring. Sergei Demchenko, l'inossidabile Sergei Demchenko, 39 anni, tante battaglie alle sue spalle, veramente una carriera incredibile, ha combattuto con i migliori pugili europei della categoria. Eccolo, sì, ci siamo. Ricordiamo appunto nel 2016 la sua vittoria contro Mirko Ricci, che gli è valso il titolo dell'Unione Europea. Eccolo, eccolo il nostro Sergei. Tra l'altro anche sfidante al titolo europeo, insomma, veramente sì, un... Sì, ma poi guarda, è un ragazzo d'oro, un ragazzo che merita veramente tante altre vittorie di tante quante ne ha avute, perché non è facile poi... sai, integrarsi in Italia quando sei straniero, ma non perché, è perché sempre, c'è sempre difficoltà, e questo ragazzo si è fatto tutto da solo. Poi insieme ad Emiliano, devo dire, anche lui è un ragazzo molto di cuore che aiuta un po' tutti. Guarda Fede, la conferma di quello che tu giustamente dici è che tutti quanti i pugili cercano Sergei Demchenko per fare dello sparring, perché è un pugile anche molto corretto, sì, è un grandissimo, perché non è atleta. Facile trovare sparring corretti in palestra, perché ci vuole un attimo a spaccarsi e poi stare fermo 3-4 mesi per far ricoprire la ferita, per cui avere uno sparring buono oggi è una vittoria già in partenza dell'allenamento. Grande incassatore, ma anche pugile dal pugno pesante, se è vero che ha vinto 12 volte per KO su 19 vittorie, 14 sconfitte e un pari. È una carriera, come abbiamo ricordato, eccezionale, straordinaria, una vittoria al campionato dell'Unione Europea, è stato anche campione internazionale, sfidante al titolo europeo, ed eccolo qua questa sera contro Milan Nikolic in questo primo incontro di questa gran bella riunione di pugilato organizzato dalla
DNA. Bellucci. DNA, anzi, in collaborazione con Bellucci Box Promotion. Ecco qua, parte con personalità, Mile Nicolic. Si prende però subito il centro del ring Sergei Demchenko. Vediamo che l'avversario risponde già. Tra l'altro ha questa guardia anche molto particolare, Demchenko, sì, con le braccia un po' tutti, basse. Sì, diciamo, è un po' come gli ucraini. È vero, uno stile un po'. Un old style, no? Sì, sì. Tendono sempre ad affrontare le persone sempre in quasi quella parte frontale del. È questo destro che porta in maniera assolutamente particolare, che già ha lasciato il segno. Un colpo che riesce a nascondere fino alla fine questo destro e che già è riuscito a sorprendere Mile Nicolic, che generosamente comunque cerca di rispondere agli attacchi dell'ucraino. Ancora qui un bel destro di Demchenko. Ehi, attenzione, un colpo di Demchenko. Per un attimo il pugile serbo si era fermato. C'è una grande differenza di potenza tra i due pugili, comunque ce ne siamo subito accorti fin dalle prime battute. Ecco qua, ancora un destro. Sta caricando i colpi Sergio in un modo forse. Ha fatto sentire già l'avversario le sue potenze. Già il serbo ha piegato le gambe. Ancora qui un destro, rimane un po' troppo sui colpi. Mile Nicolic. Sergi non sembra comunque avere fretta di chiudere il match, nel senso che poi tutto sommato anche a lui serve un po' un rientro graduale. Sì, io consiglio di fare le riprese perché quando fai un rientro un po' dopo tanto è sempre ancora un destro, ancora un destro sopra la spalla dall'alto verso il basso, è ancora in difficoltà e qui c'è il primo conteggio per Mile Nicolic, che è anche segnato sopra l'arcata sopraccigliare sinistra, un conteggio con un gancio destro, un bel gancio destro portato con decisione da parte di Sergei Demchenko. Ecco, qui bisogna un po' capire se poi abbia interesse Demchenko a rodarsi un po', no? A rientrare in condizione. Perché questo match potrebbe finirlo prima del. E ancora qui un colpo al tronco che piega per un attimo di nuovo le gambe di Mile Nicolic. Eccolo. Un altro colpo e nuovo conteggio per Mile Nicolic. Rimane però in piedi e sembra poter continuare il serbo Mile Nicolic. Una prima ripresa più che convincente per Demchenko. Nicolic ha opposto una resistenza relativa, nel senso che è evidente la differenza di potenza, di classe tra i due pugili. Vediamo l'angolo di Sergei Demchenko, Diego Cravagno e Emiliano De Nicola, come ricordato appunto da Fedele Bellucci. Insomma, ecco, vediamo se in questo secondo round Demchenko riuscirà a mantenere questo livello di concentrazione e di potenza dei suoi colpi. Vediamo un po', soprattutto se Nicolic riuscirà un po' a uscire un po' da questa morsa psicologica che lo ha reso abbastanza passivo nel primo round. Il secondo round di questo primo incontro di questa serata a livello professionistico, ricordiamo il match è quello tra Sergei Demchenko e Mile Nicolic. Sempre il centro del ring per l'ucraino, cittadino comunque italiano, già campione dell'Unione Europea, già campione internazionale IBF, già sfidante al titolo europeo. Qui una bella combinazione sopra e sotto, colpisce a due mani con grande potenza Sergei Demchenko.
sembra essere poco più di una sessione di sparring per Sergei. Sicuramente, pensavo fosse un match un po' più impegnativo per Sergei, ma non credo che questa sera potrebbe fare un test per vedere. L'esito è chiaramente scontato, ma insomma noi appassionati di box comunque ci piace vedere, ecco, qualsiasi tipo di incontro. È chiaramente un test match importante per Demchenko, l'avversario fino adesso però effettivamente non ha ha opposto una resistenza molto molto labile, diciamo. Ecco qua un destro d'incontro qui molto spettacolare, qui è venuto l'incontro, l'ha preso mentre veniva avanti, gancio destro corto e l'arbitro saggiamente interrompe il match. Stop. Destro di Demchenko non ha perdonato anche questa sera, ha fatto capire ancora di starci e bene sul ring Sergei Demchenko, grande vittoria per lui, un gancio Speriamo destro di rivederlo corto in altri match sicuramente importanti al più presto. È stato comunque il colpo più spettacolare della serata fino adesso, un gancio destro corto che ha colpito in pieno volto il serbo Mile Nikolic, che è caduto a terra e subito apparsa evidente di come effettivamente non ci fosse nulla da fare per lui. Adesso attendiamo comunque l'ufficialità del verdetto da parte del ring announcer Andrea Arcesi e poi saliremo sul ring per fare qualche domanda a Sergei Demchenko. Allora Sergei, complimenti innanzitutto per la grande prestazione, tu sei già stato campione dell'Unione Europea, campione internazionale, ma questo era un match importante perché ti permette di salire nuovamente ai vertici della classifica di un ente comunque importante e cercare nuovamente una sfida europea. Grazie mille, soprattutto voglio per prima cosa ringraziare tutto il pubblico che è venuto a tifare per me. Cioè davvero, io campato per il pubblico perché tante persone mi stanno vicino, soprattutto in momenti in difficoltà. Sì, questo è un match molto importante perché ho avuto tanti sfortuni, tanti infortuni. Comunque ho 39 anni. Ma non li dimostri. Grazie. Una bella. Voglio guadagnare un'altra bella chance per titolo europeo e per scaletta, per andare avanti. Facciamo sentire un attimino il nostro calore, il nostro affetto per Sergei Demchenko. Ecco Sergei, ma secondo te, al di là dei tuoi grandi meriti sportivi, per quale motivo la gente ti vuole così bene? Non lo so, ringrazio tantissimo per questo. Sei una brava persona, dicono, e forse hanno ragione, anzi sicuramente hanno ragione. Complimenti ancora, diamo la parola al ring announcer Andrea Arcesi, padrone di casa della serata.